oggi vediamo uno dei concetti chiave di non solo del programma di quest'anno, ma in realtà un concetto portante per qualunque ambito, qualunque applicazione dove la matematica c'entra. Perché? Perché la stragrande maggioranza delle equazioni che descrivono un fenomeno naturale coinvolge questo tipo di concetto. In alcuni casi hanno anche un corrispettivo nella sola algebra, ma nella maggioranza dei casi, nel caso generale, non è riconducibile alla sola algebra. Okay? Questo concetto è chiaro, è un concetto essenziale. Il concetto di derivata. Per aiutarmi nell'esposizione utilizzo del PDF che poi vi allegherò con lo sfondo bianco sul sito. Ok? Vediamo. Questo strumento nasce da un vasto insieme di esigenze di tipo pratico. Una di queste è quella di trovare e determinare dove le funzioni hanno punti di massimo o di minimo. Ci abbiamo già incontrati in realtà quando abbiamo visto il teorema delle funzioni continue. Determinare esattamente dove è un problema che conduce a questo alla derivata o il problema della tangente. Osservando il grafico di una funzione, Fermat dice, se io riesco a trovare come in ogni punto della funzione determinare la retta tangente, posso trovare il massimo e il minimo semplicemente osservando che in quei punti la tangente è orizzontale. Quindi il problema a monte di trovare dove una funzione ovviamente che si comporta in modo regolare con una divergenza o altro, se trovo come determinare la retta tangente, lì richiedo dove la tangente orizzontale e ho trovato il massimo. Però devo saperlo fare in un punto qualsiasi, che a priori non so dove è il massimo. Detto questo, la risoluzione generale del problema, quindi il concetto di derivata, viene introdotto quasi parallelamente da Leibniz e da Newton. Newton ne parla nella sua opera, mentre Leibniz ha un vantaggio rispetto a Newton in quanto la sua formulazione, cioè i simboli che usa, sono quelli che usiamo ancora adesso, anche se si attribuisce l'idea principalmente, perché se non altro ne ha sviluppato la maggior parte delle applicazioni. E partiamo proprio dall'interpretazione, dall'origine grafica o geometrica, meglio, del concetto di derivata. Supponete di avere a che fare con una funzione che non abbia particolari patologie, che si comporti bene, quindi continua, tracciabile, e che in questo grafico è indicato dalla linea nera più in grassetto. Ok? Siamo interessati a trovare l'equazione della retta secante alla funzione di due punti distinti, quindi che taglia la funzione in P0 e in P. L'equazione della retta è individuata da due parametri, Q ed M. Il coefficiente angolare della retta secante, che abbiamo già visto nel corso di geometria analitica, lo si trova semplicemente facendo il rapporto tra la differenza delle ordinate dei due punti P e P0 diviso la differenza delle ascisse. La M della secante, MS significa M della secante, che può essere vista anche come la tangente goniometrica dell'angolo che la retta forma con l'asse delle ascisse, vale la differenza delle ordinate sulle
l'ascissa, cioè la y di b meno la y0 di b0 fratto la differenza delle due ascisse. Al posto della y posso anche scrivere la f di x, visto che y è uguale alla forma della funzione calcolata in x. Coefficiente angolare della secante. Okay. Immaginate di spostare il punto P, forse si vede meglio nel grafico precedente. Calcolato questo, adesso lo calcoliamo dopo aver spostato P via via sempre più vicino a P0. Che cosa ottengo? Beh, la secante cambia, il coefficiente angolare cambia, perché cambiano il valore di y e di x, che sono le coordinate di P, mentre mantengo fisso P0. Man mano che questo punto, sempre muovendosi lungo la funzione, si avvicina a P0, la retta secante approssima una retta molto particolare che è la retta tangente. Posso immaginare, non so se si vede bene, insomma, è un po' sbiadito, posso immaginare il valore della tangente come il limite della secante quando i due punti P e P0 tendono a sovrapporsi. Ok, questo forse lo vediamo meglio qua. Sì. Abbiamo la funzione y uguale a x alla seconda, una parabola, e il nostro punto P0, quindi dato con P, ha coordinate 1, 1, l'ascissa è 1, coordinata 1 alla seconda e 1 si trova in questo punto. Ok? Dopodiché prendo in rosso, sarà tratteggiata in rosso, è la retta secante nel punto A di ascissa 0,3 in questo caso e nel punto P. Posso spostare la secante semplicemente cambiando la posizione di A e la retta cambia. A può trovarsi a destra, a sinistra di P. Pardon. Ok? Man mano che sposto la differenza tra le due, questa H, la differenza tra l'ascissa di A e l'ascissa di B. Man mano che questa differenza si riduce, la retta tratteggiata in rosso approssima la retta continua in verde, che è la tangente. Quando però i due punti si sovrappongono, Giuseppe mi dice non posso calcolare la retta perché fa numericamente il rapporto tra le due x e le due x, siccome le due x coincidono a uno zero denominatore, non lo fa. Però geometricamente la retta tangente posso interpretarla, posso immaginarla come il valore del limite quando l'ascissa di P e l'ascissa di del punto dove mi interessa la tangente tendono a coincidere, del rapporto tra la differenza delle ordinate diviso la differenza delle ascisse. Quello è il coefficiente angolare della tangente. Quando questo limite esiste, ed esiste perché abbiamo visto che la tangente posso tracciarla, quindi la retta c'è, quando questo limite esiste, allora dico questo numero è il coefficiente angolare della tangente in quel punto. E Fermat è contento perché così ha trovato la m della tangente in qualunque punto della funzione, dove però questo limite sia calcolabile. Okay, è chiaro che questo limite dipende, detto con mt, la m della tangente, dipende da P0. Non è lo stesso punto calcolare il coefficiente angolare in un punto e in un altro. Qui l'abbiamo trovato in A, quando l'ascissa di A è 1, e il coefficiente angolare della tangente è 2. Ma se sposto il punto, lo metto da un'altra parte, il coefficiente angolare della tangente cambia. Il valore del limite esso stesso è una funzione del punto nel quale lo calcolo.
La coscienza guarda la tangente, dipende da dove voglio la tangente. Non è lo stesso dappertutto, può non essere lo stesso dappertutto, in generale non lo è. È tutto chiaro? Data l'importanza di questo numero, prende un nome speciale. Lo si definisce, lo si chiama derivata della funzione. Se prendo una funzione x uguale a f di x, considerato x con 0 un punto dove la funzione è continua, ma non basta che sia continua, lo vedremo tra un poco, il limite del rapporto tra la differenza delle ordinate diviso la differenza delle ascisse di due punti che stanno sulla funzione, che abbiamo poco fa interpretato come il coefficiente angolare della seccante, quando questo limite è finito, esiste, è un numero, lo chiamo derivata prima calcolata nel punto x con 0, prendi questo simbolo f' x con 0, che è essa stessa una funzione del punto. Questo numero cambia se cambia x con 0, abbiamo appena visto, se io sposto il valore del punto A in GeoGebra, la retta tangente cambia di coefficiente angolare. Quindi un primo modo per vedere le derivate è questo. Chiamo derivata un limite che posso interpretare come il coefficiente angolare della tangente alla funzione in un suo qualunque punto dove la tangente esista, dove la tangente abbia un n calcolabile, soprattutto, ed è una funzione del punto dove la calcola. Derivata in realtà è un'abbreviazione, abbreviazione di funzione derivata. Derivata nel senso che la ottengo a partire da f. Ok? Se questa funzione esiste, se il limite è calcolabile, finisce con 0. Allora la funzione non solo è continua, ma si dice che è anche derivabile in x con 0. L'essere derivabile è la condizione più forte della continuità. Ci sono funzioni che sono continue, ma non derivabili. Lo vedremo prima. Tutto chiaro? Se la funzione ammette derivata prima, allora si dice che è derivabile. E la funzione della metà derivata prima se quel limite esiste finito. E quando il limite è finito esiste ed è unico. Cioè se il limite destro e sinistro coincidono, eccetera, eccetera, eccetera. Come abbiamo già visto. Siccome anche la derivata dipende dal punto dove la calcolo, essa stessa è una nuova funzione. Ricordo questo. Se sposto il punto dove calcolo la tangente, la coefficiente angolare della tangente cambia. Quindi anche la derivata prima è una funzione del punto, per questo motivo si lascia cadere il suffisso x0. La derivata è anch'essa una funzione del punto dove la calcolo. D'accordo? E quindi l'operazione che porta dalla funzione alla sua derivata è un'operazione che porta da una funzione a un'altra. La procedura, la tecnica che mi collega una funzione e un'altra, quindi è una funzione di una funzione, prende il nome di operatore. Mentre la funzione associa numeri a numeri, angoli ad angoli, eccetera. L'operazione che mi permette di passare da una funzione a un'altra prende il nome di operatore. La derivata è un operatore, cioè qualcosa che agisce su una funzione trasformandola in un'altra. Un altro modo di indicare l'operatore di derivazione è con una D maiuscola. Questo simbolo si legge dicendo che l'operatore D, la derivazione, trasforma la funzione f in f', oppure ancora f' di x, cioè la derivata prima di x è uguale alla derivata della funzione f di x.
Okay. Questo l'abbiamo già visto, quindi cioè l'interpretazione geometrica è quella che ci ha condotto al concetto di derivata. La derivata è interpretabile quando esiste come coefficiente angolare della tangente nel punto dove viene calcolata la derivata stessa. Ma non è la sua unica interpretazione. Se per esempio anziché avere una x e una y ho una funzione che mi collega posizione e tempo, se ho una legge oraria, al posto di avere la posizione in ascissa o il tempo, al posto di avere l'ordinata y con la posizione, allora se considero due istanti successivi di tempo t e t0 durante il moto, la velocità media, abbiamo già visto il suo tempo, è data dallo spostamento nell'arco del tempo t t0 diviso l'intervallo di tempo. Spostamento diviso tempo trascorso. Questa è la velocità media nel tempo da t0 a t. Ma se il moto non è uniforme, e la maggioranza dei moti non lo sono, a me interessa anche sapere in t0 qual è la velocità in quell'istante. E questo lo ottengo semplicemente facendo tendere t a t0. Ma allora in quel caso questo, perché la velocità media si trasforma, cioè approssima la velocità istantanea, che quindi di conseguenza non è altro che la derivata prima della posizione rispetto al tempo. Questo non è una cosa da poco. Provate a immaginare di fare, non ho qua l'immagine perché l'ho lasciata giù, di fare una foto di un atleta che corre. Ok? Se vedi la foto di una persona che corre, ti rendi conto immediatamente che sta correndo. Però nella foto è fermo. Nella foto non è un filmato, la foto, l'immagine è ferma. E quell'immagine lì ritrae il concetto di velocità istantanea. In quel preciso istante l'oggetto non è fermo, è in moto, e la sua velocità in quel preciso istante non è altro che la velocità media quando l'intervallo di tempo che considero è infinitamente piccolo, al limite nullo. Se questo limite, e se sottolineo se questo limite esiste ed è finito, lo chiamo velocità istantanea nell'istante t0, quello della foto. Arrivare al concetto di velocità istantanea ha richiesto secoli. Non è una cosa banale. Quindi, per esempio, nel nostro caso avremo in ascissa il tempo, in ordinata la posizione, la retta blu è la retta secante, il suo coefficiente angolare è la velocità media. Se la faccio ruotare verso la retta verde, ottengo la velocità istantanea nel punto t0, cioè il coefficiente angolare di questa retta mi dà nell'istante t0 la velocità di quell'oggetto. Tutte le variazioni istantanee di grandezze sono interpretabili come derivate. Qualunque cosa che cambi in funzione di un'altra, che tipicamente è il tempo, ma non è detto che sia solo il tempo, se una cosa dipende da un'altra, una grandezza dipende da un'altra, la variazione istantanea è in ogni caso interpretabile, quando esiste finita, come una derivata. Altri esempi: se il moto non è uniforme, l'accelerazione cambia. Se ho due valori diversi di velocità, la variazione di velocità nell'intervallo di tempo necessario a variare si chiama accelerazione media. Ma se questa non è uniforme, questa può dipendere dal tempo. Per avere l'accelerazione istantanea non faccio altro che prendere il limite di questo rapporto quando t e t0 tendono a coincidere.
e ho l'accelerazione istantanea, che è essa stessa una funzione del tempo. Quindi in realtà ogni volta che abbiamo scritto f uguale a m per a, abbiamo scritto un'equazione che coinvolge derivate, senza saperlo. Adesso lo sapete. Lo stesso vale per il secondo principio della dinamica. La vera formulazione, quella originaria di Newton, è questa, che coinvolge la quantità di moto. Ma se la quantità di moto dipende dal tempo, la variazione di qui nell'intervallo t è una quantità media. La forza, istante per istante, è la derivata della quantità di moto rispetto al tempo. Ancora un esempio. Tutto è chiaro fin qua. Ripeto. Ho una funzione, torniamo a 1, non so ce la faccio, no. Ho una funzione, quale che sia, non una qualsiasi, che deve avere determinate caratteristiche. Prendo due punti distinti, prendo la secante per questi due punti, trovo il coefficiente angolare della secante e la retta secante, e quindi anche il coefficiente angolare, se approssimano un valore finito quando i due punti di intersezione tendono a coincidere, quel numero, quello del bicchiere, mi dà il coefficiente angolare della tangente. Che è anche esso stesso la funzione di una della posizione di P. Se P cambia, il coefficiente angolare della tangente cambia. Come calcoliamo le derivate? Beh, utilizziamo quelle che chiamano regole di derivazione. Non mi metterò a fare ogni volta il rapporto. Questo si chiama rapporto incrementale, perché dall'incremento della y fissato l'incremento della x. Se devo calcolare ogni volta la derivata utilizzando questo limite, la cosa diventa molto pesante dal punto di vista del calcolo. Lo applichiamo a casi particolari con cui poi costruiamo gli altri. Se per esempio una funzione costante, supponete che f di x abbia un grafico con una retta orizzontale, indipendentemente da quanto vale k. La nostra funzione è una funzione che ha un grafico con una retta parallela stella x. Allora la sua derivata è nulla, qualunque sia k. Perché? Beh, prendiamo un punto di ascissa qualsiasi, x con 0, e facciamo il limite del rapporto quando x tende x con 0 di f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0, cioè coefficiente uguale della secante. Ma le due F sono entrambe K, perché la retta è orizzontale, prego. E K meno K fa 0 qualunque sia X, ok? Il rapporto incrementale vale 0 qualunque sia l'ascissa, la derivata è nulla qualunque sia K. Qualunque funzione costante io abbia, la sua derivata è sempre nulla, indipendentemente da quanto è K. Parliamo di uno scalino, della complessità, sono funzioni di identità. Y uguale a x. Questa funzione ha come grafico la bisettrice del primo e del terzo quadrante. È una retta. Allora, di nuovo, applico la definizione derivata e qui al posto di f di x sostituisco x, al posto di f di x con 0 sostituisco x con 0. Ma questo rapporto, nel limite in cui x approssima x con 0 senza essere uguale a x con 0, è semplificabile e mi dà comunque 1. Quindi, qualunque sia x con 0, in questo caso la derivata vale 1. La derivata di x vale 1. Qualunque sia x.
chiaro? Dici la seconda? Vediamo le potenze di x. Abbiamo visto x, x al quadrato. Beh, abbiamo già visto nel cortice algebra, questo è identico all'esempio che abbiamo visto prima. Supponiamo di indicare il punto x come il punto dove voglio la derivata più un h qualsiasi che non sia 0. E calcolo la definizione di derivata utilizzando il limite. Vi ricordo che f di x è x alla seconda, quindi al posto di f di x metterò x alla seconda, al posto di f di x con 0 alla seconda. D'accordo? Qui quindi al posto di x con x posso scrivere x con 0 più h, lo elevo al quadrato e ottengo x con 0 alla seconda più 2h x con 0 più h quadro meno x con 0 al quadrato. Il primo e l'ultimo termine si semplificano, che si cancellano, mi rimane 2 volte h x con 0 più h alla seconda, ma x meno x con 0 vale h, quindi al denominatore ho h, e se x tende x con 0 significa che h tende a 0, cambio di variabile. Qui al numeratore posso raccogliere un h, che è un fattore comune. Ditemi se non capite un h di quello che dico. Vado? No. La stessa cosa si può fare in un altro modo. Questa differenza di quadrati posso scomporla in x più h e in x meno h, poi semplifica, è la stessa cosa. Ok? Vado? Raccolgo, ripeto, h, semplifico col denominatore e mi ritrovo con 2x con 0 più h. Se h tende a 0, questo va a sparire e rimane 2 volte x con 0. La dipendenza, ripeto, di x con 0, su cui si posso togliere, quindi la derivata di x alla seconda è 2 volte x. Della funzione costante era sempre 0, la derivata di x è sempre 1, la derivata di x alla seconda dipende da x. A riprova di questo, qui il coefficiente angolare della tangente, ok, in questo caso è 2, calcolato nel punto 1, è il doppio della scissa del punto dove lo calcolo. Quindi se metto, se sposto il punto P nel punto 1 mezzo, il coefficiente della quadra della tangente sarà 1/2. La derivata di x alla seconda è il coefficiente angolare della funzione y uguale a x alla seconda. E la sua derivata vale 2 volte la scissa nel quale calcolo il punto di tangente. Se la scissa del punto di tangenza è 1, la tangente ha coefficiente angolare 2, perché 2 è il doppio di 1. Se sposto P in 1.5, la tangente avrà un coefficiente angolare di 3. Provare per credere. Vediamo se ce la faccio. 1, effetto speciale. Ok? In generale, se ho una potenza, qual è la derivata della funzione potenza? X elevato alla alfa, un alfa numero qualsiasi. Si può dimostrare che la sua derivata vale l'esponente alfa moltiplicato per x elevato all'alfa meno 1. Ad esempio la derivata di x alla terza è 3 volte x alla seconda, la derivata di x alla quarta è 4 volte x alla terza, la derivata di x alla quinta è 5 volte x alla quarta. E la derivata di 1 su x, che è x alla meno 1, è meno 1 su x alla seconda, che è meno 1 per x alla meno 2.
la derivata di radice di x è 1/2 per x alla meno 1/2, quindi 1 su 2 radice di x. E se guardate funziona anche con quello che abbiamo visto prima, se x è 2, abbiamo 2 volte x alla 2 meno 1, quindi 2x. Se alfa è 0, quindi la funzione è costante, ho 0 per x alla 0. Non c'è. Se una costante, la derivata è nulla. Riassumiamo le derivate che abbiamo visto e altre elementari in questa tabella. A sinistra c'è la colonna delle funzioni, a derivate. Queste derivate delle funzioni elementari si ottengono semplicemente applicando la definizione di derivata, quella del limite. Se la funzione è costante, la derivata è nulla. Se la funzione è l'identità, la derivata è 1. Se la funzione è x alla alfa, la derivata è alfa volte x alla alfa meno 1. Un'altra funzione elementare è il logaritmo. Se la funzione è il logaritmo, la derivata è 1 su x. Quando avete scritto mi dite, andiamo avanti. Quindi, ripeto, se devo calcolare la derivata di una potenza, non mi metto a utilizzare la regola, la definizione derivata, utilizzo le regole di derivazione. Faccio molto prima. Ok? Tabelle servono per semplificare i calcoli. L'esponenziale è una funzione molto speciale perché è l'unica funzione la cui derivata è identica alla funzione stessa. L'esponenziale di base e. La funzione seno ha come derivata il coseno. La funzione coseno ha come derivata meno il seno. Prego. Mentre la tangente a 1 su cosa inquadra come deriva. Poi credo che non ce ne siano altre, ci sono molte altre, ma quindi considereremo solo queste. Ok? Chiaro? Oltre alla derivata delle funzioni elementari, è indispensabile sapere come ci dobbiamo comportare se abbiamo composizione di funzioni. Se ho due funzioni diverse, la derivata della somma copia una proprietà che era proprio quella dei limiti, il limite della somma e la somma dei limiti. Funziona anche per le derivate. Se derivo la somma di due funzioni, ottengo lo stesso risultato se derivo la prima funzione e poi sommo la derivata della seconda. Questa è una conseguenza del fatto che la derivata è un limite. Quindi per esempio se ho la derivata di x alla terza più x alla seconda, la derivata è la derivata di x alla terza più la derivata di x alla seconda. Ma x alla terza mi dà come derivata 3x alla seconda, x alla seconda 2 volte x. Quindi la derivata di x alla terza più x alla seconda è 3x alla seconda più 2x. Analoga proprietà vale per la differenza.
un derivato della differenza di due funzioni è la differenza delle derivate. Quindi la derivata di x alla quarta meno x alla terza è 4x alla terza meno 3x alla seconda. Se moltiplico la funzione per una costante, prendo f di x e moltiplico per k, la costante posso portarla fuori dall'operazione di derivazione. La derivata di k volte x è uguale a k volte la derivata di f di x. Quindi, ad esempio, la derivata di 2x alla terza è 2 volte la derivata di x alla terza, cioè 6x alla seconda. Se raddoppio la funzione, raddoppio la derivata. Se moltiplico la funzione per una costante, la derivata segue lo stesso destino. Ci fermiamo qua. Perché abbiamo già detto parecchio. Ma per l'altro facciamo un'altra volta. Ok? Domande? Una volta facciamo qualche esercizio.